Se sei fra quelli che hanno deciso di vendere casa nonostante non abbiano ancora terminato il mutuo, allora questo video è per te. Questo perché stai per scoprire tutti i passaggi corretti e l'esatto iter che devi seguire per effettuare una vendita in totale sicurezza e garantirti l'acquisto della tua nuova casa nella massima tranquillità. Ciao, sono Alessio Salvi e sono il titolare dell'agenzia Salvi Immobiliare, specialisti nel vendere case di Borgo Satollo in provincia di Brescia, e ti do il benvenuto in questo nuovo video. La buona notizia è che questi passaggi sono gli unici possibili e dopo questo video avrai tutte le informazioni necessarie per non trovarti impreparato nel momento in cui trovi l'acquirente per la tua casa. Pertanto iniziamo. La prima cosa che voglio chiarirti è che l'operazione di vendita di una casa su cui grava ancora un mutuo ipotecario è pienamente fattibile. Questo può avvenire tramite tre soluzioni differenti. La prima è l'accollo del mutuo da parte di chi acquista la casa. Il secondo è l'estinzione anticipata del mutuo prima dell'atto di vendita. Il terzo è l'estinzione del mutuo che avviene contestualmente all'atto di vendita. Vediamo il caso dell'accollo del mutuo da parte di chi acquista. Anche se non sei esperto del settore, magari avrai già sentito parlare dell'accollo. In poche parole consiste che l'acquirente diventa intestatario del tuo mutuo e continua con il pagamento delle rate fino al termine. In molti però non sanno che esistono due tipologie di accollo, l'accollo liberatorio e l'accollo cumulativo. Devi sapere che l'accollo cumulativo non svincola completamente il vecchio proprietario, che rimane sempre e comunque responsabile e obbligato a pagare nel caso in cui chi si accolla al mutuo non dovesse pagare le rate. Le banche sono sempre propense a favorire questo tipo di accollo perché hanno più garanzia. Quindi la prima cosa che hai bisogno da fare quando proponi l'accollo del tuo mutuo al tuo futuro acquirente di casa è di accertarti sempre di fare un accollo liberatorio in cui la banca rilasci una liberatoria che ti assolva in caso in cui il nuovo proprietario non paghi le rate del mutuo. Ora vediamo l'estinzione anticipata del mutuo prima del rogito notarile. Questa sarebbe la soluzione ideale in cui estingui il debito con la banca prima di fare l'atto di vendita. In questo caso però devi avere necessariamente una quantità liquida di denaro che copra l'intero importo del mutuo. Il terzo punto è l'estinzione del mutuo che avviene contestualmente all'atto di vendita. Questa è la casistica che incontriamo più frequentemente nel corso del nostro lavoro. Se il mutuo è ancora in essere e non c'è la possibilità di accollo perché l'acquirente desidera fare un mutuo nuovo con altre condizioni rispetto al tuo, oppure non hai la capacità di denaro per estinguerlo prima dell'atto, ecco che è possibile estinguere il mutuo contestualmente all'atto di vendita. Tutta l'operazione viene gestita e coordinata direttamente dal notaio. In sede di atto l'acquirente consegnerà due assegni, un assegno circolare intestato alla banca con importo pari al mutuo da estinguere che viene calcolato al giorno stesso della data della stipula dell'atto, mediante un conteggio di estinzione anticipata del mutuo. Un altro assegno circolare a saldo con importo pari alla differenza fra il prezzo di vendita stabilito e l'importo per l'estinzione del mutuo. L'operazione consiste nel saldare il mutuo precedente con denaro dell'acquirente e contestualmente chiudere la prima ipoteca attraverso la lettera di assenso alla cancellazione che la banca prima mutuataria rilascia al fine di cancellare l'ipoteca precedente dietro pagamento del saldo. In pratica il notaio cancellerà un'ipoteca e ne accenderà una nuova contestualmente al rogito di compravendita. Bene, spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube per non perdere i prossimi video, visita il mio blog sul sito salvi-immobiliare.it e seguici anche nella nostra pagina Facebook Salvi Immobiliare, specialisti nel vendere case. A presto!